di altre due storture presenti in questo decreto. Una, per fortuna, è stata rimediata, è stata sanata, anche qui grazie alle nostre denunce. E sto parlando del reclamo giurisdizionale che è stato introdotto grazie a questo decreto. Vedete, si prevedeva nel testo originario un risarcimento fino a 100 euro per ogni detenuto che facendo reclamo lo avesse vinto. E badate bene però che con la situazione di sovraffollamento carcerario che abbiamo in Italia e con la situazione quindi che c'è all'interno delle carceri di condizioni disumane, potenzialmente ogni detenuto che fa reclamo è in grado di vincerlo. Quindi questa disposizione presente nel testo originario è arrivata in aula perché, come vi abbiamo spiegato, gli emendamenti non sono stati votati in commissione e il testo era arrivato in aula così come scritto dal ministro Cancellieri. Allora, questo avrebbe comportato un costo esagerato per le casse dello Stato. 100 euro per ogni detenuto che fa reclamo, ma vi immaginate quanti soldi 100 euro sarebbero al usciti giorno, nel al giro di poco tempo? giorno. Quanti soldi avremmo dovuto sborsare per ogni giorno? E guardate che la cosa importante è che nel decreto viene previsto che non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Quindi anche qui, cioè, ci chiediamo chi li scrive questi decreti. Cioè, pensano a quello che scrivono quando vengono emanati. Allora, abbiamo fatto notare questo grosso problema e in quei 5-6 emendamenti che sono stati poi discussi in commissione, quando il testo è ritornato per appunto decidere e votare con un'alzata di mano solo quelle 5-6 cose che proprio non andavano, per fortuna questa disposizione è stata tolta. Quindi non ci saranno più questi 100 euro di risarcimento al giorno per ogni detenuto che vince il reclamo. Perfetto. Però c'è un'altra stortura che rimane e questa è molto più grossa. Sto parlando dei braccialetti elettronici. Grazie a questo decreto i braccialetti elettronici diventano regola e non più eccezione. Noi abbiamo fatto notare, sia in commissione quando ancora si poteva parlare all'inizio, sia quando abbiamo discusso in aula tempo fa la mozione di sfiducia per il ministro Cancellieri, che dietro a questa operazione c'è una convenzione illegittima. Una convenzione illegittima con Telecom, dichiarata tale dal Consiglio di Stato nel 2012. Noi abbiamo affidato l'appalto a Telecom lo Stato ha affidato l'appalto a Telecom nel 2001. Nel 2011, a dicembre del 2011, il ministro Cancellieri, come ministro dell'Interno, invece di stralciare quella convenzione, di fare un nuovo bando, di aprire un nuovo bando e quindi di seguire la procedura ad evidenza pubblica, insomma, come sarebbe stato opportuno fare, ha reiterato questa convenzione dando l'affidamento diretto a Telecom Italia. Questa convenzione è stata poi, appunto, come vi ho detto, dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato e badate bene che ora siamo in una situazione in cui dal 26 settembre 2012 chi gestisce in Telecom i settori di amministrazione, finanza e controllo? Il figlio della Cancellieri, Pier Giorgio Peluso, che uscito da Fonsai, lo avevamo già detto, con una super liquidazione da 3 milioni e 600 mila euro, poi è arrivato a Telecom e quindi praticamente è a lui che spetta poi l'affidamento di questo servizio, è lui che deve controllare questo appalto e che poi lo inserisce nel bilancio di Telecom. Ma cioè, ce le immaginiamo le riunioni Viminale Giustizia Telecom con Alfano Cancellieri e Pier Giorgio Peluso che discutono di come sperperare soldi pubblici? Perché è questo che è successo in tutti questi anni. Lo Stato ha speso 9 milioni di euro all'anno
per un servizio che non ha funzionato, perché questi braccialetti sono stati applicati una quindicina di volte in tutti questi anni e non hanno funzionato, sono stati solo un costo per lo Stato. Allora, prima di riaffidare il servizio a Telecom Italia nel 2011, forse era il caso di fare un nuovo bando e prima di mettere in questo decreto il braccialetto elettronico come regola e non più come facoltà, come eccezione, forse era il caso di aspettare la sentenza della Corte di Giustizia europea che arriverà a breve e pensare prima di tutto a come risolvere la situazione di questo megaappalto. Capire cosa non ha funzionato e cercare di farli funzionare questi strumenti. Noi non siamo contro i braccialetti elettronici, non è questo il punto. Noi abbiamo fatto notare però il palese conflitto di interessi che ci sta dietro. Abbiamo parlato di questa convenzione in commissione perché è quantomeno inopportuno che un ministro della giustizia voglia incentivare l'uso dei braccialetti elettronici quando a capo in Telecom ci sta suo figlio. È inopportuno. Cos'è successo però in commissione? Che quando noi abbiamo parlato di questa situazione, ci è stato detto che dovevamo attenerci alla norma e che non dovevamo parlare di questa convenzione illegittima. Questa è l'ipocrisia a cui noi assistiamo ogni giorno in questo Parlamento.